La biodiversità per l'alimentazione e l'agricoltura è la base della sicurezza alimentare globale. Questa diversità delle colture, degli ortaggi, dei pesci, dei molluschi, dei bestiami, dei funghi, eccetera, è la base principale della nostra dieta. Ciò su cui facciamo affidamento per proteine, energia, vitamine, nutrienti. In più, esiste un numero elevato di organismi che non finiscono sulla nostra tavola, ma che sono essenziali per sostenere la produzione alimentare. Per esempio, abbiamo bisogno di api, altri insetti, pipistrelli ed uccelli per l'impollinazione, microrganismi e invertebrati per arricchire i nostri terreni, foreste che possono offrire un riparo ai cibi selvatici ed aiutare a regolare il clima. Inoltre, le mangrovie, erbe e coralli possono fornire un habitat importante per le specie ittiche. La diversità genetica nelle varietà di colture e nelle razze di bestiame fornisce una variazione dietetica e aumenta il potenziale per la riproduzione adattiva. Questa diversità rifletta anche nella cucina italiana. L'Italia è un paese ricco della biodiversità. Il territorio ospita circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo delle specie animali attualmente presenti in Europa. Ancora oggi, ogni località ha la sua tradizione alimentare e prova anche a procurarsi quanto necessario per conservarla. Come vedete, la biodiversità è fondamentale. In tutto il mondo gli agricoltori lavorano consapevolmente con la natura, attingendo ai benefici e ecosistemi ben gestiti. Climate change has not stopped, and like biodiversity loss and pandemic, is a major threat to livelihoods and food security. Each of these threats needs to be addressed in a holistic and cross-sectoral way. Therefore, in the long term, countries need to create healthier food systems, healthier food environments, and they have to maintain health and other social expenditure. Build capacity to withstand shocks and to recover quickly as a society. This requires balancing a set of policies and investments to achieve an inclusive structural transformation. Nature provides us with solutions to tackle also the economic crisis that is following the COVID-19. For example, restoring degraded ecosystems will enhance the resources, create long-lasting jobs and livelihoods, and at the same time, mitigate and adapt to climate change and conserve biodiversity. We need to produce more and better food. I consumatori hanno un notevole potere d'acquisto, che può contribuire ad influenzare la domanda di prodotti favorevoli alla biodiversità. La scelta di alimenti provenienti da sistemi credibili e rispettosi della natura, come l'agricoltura biologica, le uva dall'allevamento all'aperto o il pesce pescato da una pesca sostenibile, sostiene i produttori, che cercano di aiutare la biodiversità per l'alimentazione e l'agricoltura. Anche i cibi locali sono importanti e spesso sono molto sottominacciati. Potete scoprire le varietà locali e acquistarli nei fruttetti, nei mercati o nel contadino. Chiunque può
può chiedere ai negozianti la provenienza del loro cibo o contattare direttamente i produttori alimentari e chiedere se usano tecniche sostenibili per i loro prodotti. Quando le aziende riconoscono l'interessamento dei loro clienti, cominceranno a fare dei cambiamenti. Potete anche cercare certificazione ed indicazioni geografiche e scegliere cibi freschi piuttosto che alimenti lavorati. Non dimentichiamo che è anche importante di evitare gli specchi. Le persone con giardino o un cortile possono coltivare un po' del proprio cibo. Nel giardino domestico si dovrebbe favorire specie e varietà locale di piante e compostare i rifiuti organici. Così puoi contribuire a ricostituire la popolazione insetti, scegliendo piante che li attirano e riducendo o eliminando i pesticidi. Negli ultimi anni il termine diversità ha assunto quasi un carattere negativo, essere diverso dagli altri, diversamente abile. Invece il significato di diversità, in particolare di biodiversità, la diversità della vita, è un carattere estremamente positivo. Significa avere una grande ricchezza, una grande variabilità nel campo vegetale, nel campo animale, ma anche nel campo umano. E noi della Fondazione FICO, nel Parco del Cibo più grande al mondo, dove abbiamo letteralmente impiantato un frutteto della biodiversità per far vedere soprattutto ai bambini e ai più giovani la straordinaria ricchezza del mondo vegetale, così come quella animale che pure si può vedere e toccare con mano nel parco. E allora, per unire idealmente due date importanti, il 22 maggio, che è la giornata internazionale della biodiversità, ben celebrata dalla FAO, nostro partner, con la giornata mondiale dell'ambiente, il 5 giugno, abbiamo pensato a un forum che di questi tempi si può fare soltanto in forma digitale, chiamando a raccolta tanti amici molto diversi fra loro, nelle loro esperienze, nei loro campi di azioni, per raccontarci la loro prospettiva di biodiversità animale, vegetale, umana, ma soprattutto culturale. Buona visione e andiamo avanti su questa strada, pensando davvero che la diversità e la biodiversità sono una grandissima ricchezza. Beh, intanto che cos'è la biodiversità, cioè la ricchezza della vita? Già da sé la parola ci dice che è importante comunque sul pianeta Terra, a meno che non vogliamo pensare che su questo pianeta ci stanno solo i sapiens e bastano a se stessi, ma questo sarebbe un errore tragico di prospettiva. È importante perché ci fornisce una serie di servizi gratuiti, se vogliamo vedere dal nostro punto di vista. L'acqua pulita, l'aria pulita, il cibo, i medicinali, derivano tutti dalla ricchezza della vita. Quanto più è ricca, tanto più ce ne dà, soprattutto nelle foreste tropicali, che sono forse la zona in cui ce n'è di più, oltre alle barriere coralline sott'acqua. In questa fase, quando si parla di malattie, di pandemie, è importante anche per un'altra ragione, perché eliminare biodiversità, cioè per esempio deforestare, cambiare l'uso del suolo, eccedere nelle monoculture di agricoltura intensiva, tutto questo porta a eliminare fette di territorio naturale a favore delle nostre espansioni urbane oppure degli allevamenti intensivi o delle monoculture, appunto. Ma che succede? Che gli ospiti di quella parte di foresta, per esempio, sono la ricchezza della vita. Tra questi ci sono, e questo è il caso di ricordarlo, i pipistrelli, che sono i maggiori portatori mondiali di virus, di infezioni virali. Però, siccome sono dei super animali, hanno un sistema immunitario straordinario, reagiscono e non ne muoiono. Ma quando sono in stato di stress, per esempio quando gli hai buttato giù la tana, è il caso dei pipistrelli della frutta, è stato verificato più volte nelle riviste scientifiche internazionali, devono trovare un altro posto dove stare. Dove lo troveranno? Nell'area antropica appena creata, città, allevamento, cultura. E lì, se sono pipistrelli della frutta, quella frutta che lasceranno cadere sarà infetta per l'animale di passaggio all'uomo. Oppure, se sono pipistrelli di altra natura, potrebbero mordere direttamente un ospite serbatoio,
come si chiamano questi di passaggio, oppure direttamente l'uomo. Il problema è che la carica virale non diminuisce in questi salti di specie proprio perché loro hanno generato una grande quantità di saliva per via della loro risposta immunitaria molto forte allo stato di stress. Questo è il caso anche probabilmente di SARS-CoV-2, che è transitato all'uomo forse attraverso il pangolino cinese, un piccolo animale che viene commerciato illegalmente e venduto nei wet market asiatici e che probabilmente in questo caso ha fatto da ospite serbatoio. Nel caso di Nipak in Malesia nel 1998 furono i maiali, per Ebola furono le scimmie. Le ultime 8-9 pandemie hanno tutta questa origine nelle nostre scellerate attività di distruzione ambientale. Sarebbe possibile ripensarlo il modello di sviluppo, perché vediamo che i cieli sono diventati più puliti dopo un mese di lockdown in Cina e in Pianura Padana, i posti più inquinati del mondo fondamentalmente. Abbiamo visto che la ricchezza della vita, cioè la biodiversità, riprende le aree che erano state invase dall'uomo. Ci fa capire che il problema era proprio l'eccessiva prepotenza dei sapiens, non tanto il virus, che mi pare non sentano in nessuna maniera. Le acque sono tornate addirittura più pulite. Sembra che ci sia un modello vicino e possibile, ce l'abbiamo lì, ma pensiamo di doverlo pagare con una minore economia. Il problema è che non si fa nessuna economia se non c'è una biosfera sana. Cioè non c'è una ricchezza dell'economia, un capitale, se non c'è un capitale naturale conservato. E questo è quello che i sapiens sembrano non capire. Quando senti gli economisti che ti dicono sempre crescite a due cifre, cresceremo, cosa cresci? Che la terra rimane sempre quella, i sapiens sono sempre di più, hanno esigenze sempre maggiori e in più noi stiamo in questa parte del mondo ricca e fortunata a spese di qualcun altro che le stesse cose nostre non ce l'ha, se no già adesso non ce ne sarebbe per tutti. Se tutti gli abitanti della terra avessero lo stesso stile di vita degli statunitensi, già adesso ci vorrebbero tre pianeti. Quindi 3 volte la ricchezza della vita che c'è oggi. Dunque, abbiamo visto che c'è un modello di sviluppo forse possibile, qualitativo, non più quantitativo. Abbiamo visto che questo è sbagliato perché crea una serie di problemi, ma la mia paura è che invece ricominceremo come peggio di prima. Lo si vede nella quantità di plastica che stiamo generando tra mascherine e guanti, naturalmente sono utili, ma forse andrebbero confezionati in materiali biodegradabili, idrosolubili o in altra maniera, conferiti in appositi contenitori, non gettati così dove si trovano. Si calcola in qualcosa come 10 milioni al mese di pezzi di questo tipo, se soltanto l'1% non lo sappiamo riciclare, e hai voglia se non lo sappiamo riciclare. E poi lo vediamo nelle confezioni d'asporto che sono molto aumentate, tutto di plastica. Eravamo quasi arrivati a eliminarla la plastica monouso. Adesso con l'emergenza sanitaria ce la ritroviamo in mezzo. E in più con la paura che hanno molti di perdere posizioni economiche, ricominciano a produrre peggio di prima, usando magari di nuovo il carbone o mezzi che stavamo cercando faticosamente di superare. Dunque, un nuovo modello di sviluppo sarebbe possibile, potrebbe fondarsi su un'armonica coesistenza con la ricchezza della vita, ma ho paura che abbiamo preso sempre la strada di prima, forse, forse addirittura peggio, se non stiamo attenti. Rosa, giaggiolo, altra rosa e ulivo. È un esempio di biodiversità da balconcino. Rosa, giaggiolo, altra rosa, piccolo ulivo. È una biodiversità da balconcino, non ne ho altre a disposizione, scusate perché sono in casa, siamo chiusi in casa, ma un pochino c'entra, siamo chiusi in casa perché lo sapete, qualcuno in una foresta primordiale cinese ha dato fastidio a un pipistrello, il pipistrello è passato sul pangolino e adesso la situazione è questa. Credo che sia un modo per riflettere sulla cura che dobbiamo avere per quella cosa strana, molto grande, ma anche molto da balconcino, che è la biodiversità. Siamo tutti su un balconcino biodiversi. Al Museo di Capodimonte c'è un quadro di Bartolomeo Bimbi che rappresenta due alzate di ceramica stracolme di centinaia di pere, tutte diverse. In 3 secoli abbiamo disperso buona parte di quel patrimonio di biodiversità ed è un vero peccato da un punto di vista culturale, olfattivo, gustativo e biologico. Finché siamo in tempo, salviamo la biodiversità, che è la vera ricchezza del nostro pianeta. Oggi vi vorrei parlare di biodiversità, però di biodiversità agricola. Faccio un piccolo excursus storico. Noi sappiamo che nelle città le popolazioni, il succedersi delle genti si esprime, lo possiamo avvertire, per esempio, con le pietre scolpite, con le architetture, con
le opere d'arte. In campagna noi troviamo altre cose, noi troviamo per esempio che gli agricoltori si sono espressi con la creazione, e dico creazione, di nuove varietà di vite, nuove varietà di ortaggio o di frutta. In Italia siamo molto fortunati perché i nostri agricoltori, direi nei millenni, hanno creato migliaia, centinaia, migliaia di nuove varietà, di varietà molto particolari, ed è una vera e propria opera di creazione, l'incrocio, la selezione, l'ottenere dei prodotti che siano adatti a un determinato territorio, a un determinato mercato, a una determinata cucina, a determinate tradizioni. Le tante popolazioni che si sono succedute nella penisola, le tante storie, i tanti territori, i tanti climi, ecco, questo rende il nostro paese unico. L'Italia è il paese della biodiversità agricola. La biodiversità e il suo impatto sull'umanità. Così recitava l'articolo scientifico pubblicato molti anni fa per sottolineare l'importanza che gli scienziati hanno sempre dato alla biodiversità. Un tipo di biodiversità che ci interessa particolarmente è l'agrobiodiversità, cioè la biodiversità coltivata, perché da questo dipende la nostra capacità di contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ma dipende anche la nostra salute. Infatti la nostra salute dipende da una dieta quanto più diversificata possibile, e qui cominciano i problemi, perché come è possibile avere una dieta diversificata se dietro al cibo che viene prodotto c'è un'agricoltura basata sull'uniformità? Oggi noi sappiamo che in realtà è possibile coltivare biodiversità, molti agricoltori lo stanno già facendo, dimostrando che coltivando biodiversità si può fare profitto, si può fare del bene al pianeta e si può fare del bene ai consumatori, perché quel tipo di agricoltura produce un cibo più sano. Nelle tragedie greche, l'antefatto che produceva conseguenze terribili era la iubris, la tracotanza, quell'inflazione psichica che fa oltrepassare i propri limiti. Ecco, mentre siamo in piena pandemia, dovremmo riflettere sulla superbia dell'uomo, sul galoppo economico incosciente che ci ha portato a rivoltare interi ecosistemi. Ma quando si annientano le foreste, per esempio, insetti e animali restano senza casa. E ormai sono tanti gli studi che avvertono: gli habitat degradati ospitano più virus che possono infettare l'uomo. Si instaura un effetto di coevoluzione, per cui gli agenti patogeni in ambienti impoveriti si mettono a mutare molto in fretta per adattarsi alle specie rimaste. In una foresta distrutta i virus si alzano come cenere dal camino, quelli che conosciamo e altri che non conosciamo affatto. La mia esperienza, la mia concezione di biodiversità si è fissata quasi subito nella mia vita, vedendo la diversità tra me e mio fratello, per esempio, nati dagli stessi genitori, nutriti nello stesso modo, frequentando gli stessi ambienti, però due personalità, caratteristiche completamente diverse, diversissime, e anche con mia sorella Elisa. La diversità non è solamente, come si dice giustamente, una ricchezza, una bellissima cosa, è anche a volte lo scandalo della differenza, l'abisso a volte della differenza, dell'altro, dell'alterità, no? Che non è mai un'idea, ma è la durezza, la rugosa realtà, avrebbe detto Rimbaud, dell'altro che è diverso da me. È un ritmo a volte doloroso, a volte felice, a volte gioioso. La poesia vive anche di questi ritmi, no? Potremmo dire che la poesia è la biodiversità del linguaggio, è un linguaggio altro rispetto al chiacchiericcio comune, è un'alterità a volte appunto scomoda, anche difficile, ma questo è il suo bello della poesia e di quello che oggi chiamiamo biodiversità, che vuol dire poi vita. Salvare le biodiversità significa salvare l'Italia. Noi italiani siamo il frutto di un incrocio secolare di differenze naturali e culturali, storiche e sociali. La nostra forza è la differenza. Salviamola e resteremo noi. La biodiversità ha un valore inestimabile. I nostri ingredienti, le nostre tradizioni,
sono i nostri gesti, delle nostre mamme, delle nostre nonne, hanno un valore inestimabile, i nostri prodotti, quindi possiamo poi creare nuove tradizioni, possiamo creare nuove ricette, possiamo attingere dalle biodiversità di tutto il mondo, ma dobbiamo tenere a cuore le nostre, difenderle. Il nostro paese è come un Luna Park per noi amanti del buon cibo, del buon bere. Abbiamo talmente tanti ingredienti e ci possiamo sbizzarrire con loro, quindi dobbiamo proteggerli. Una tigre, una balena, una giraffa, a chi non fanno simpatia? Eppure con tutta questa simpatia finora abbiamo concluso poco. Dovevamo difendere la biodiversità e siamo finiti dritti dritti nella sesta estinzione di massa della storia del pianeta, la prima prodotta da un'unica specie, cioè noi. Allora forse conviene cambiare registro e passare a quello dell'utilità. Cosa ci serve veramente? Ci serve la sopravvivenza degli ecosistemi e per la sopravvivenza degli ecosistemi occorre difendere le varie forme di vita, appunto la biodiversità, che va dalle piante fino ai microorganismi. Certo, in questo momento con i virus abbiamo qualche problemino, ma di batteri ne ospitiamo miliardi nel nostro corpo e ce ne sono miliardi nel terreno. Senza i batteri la vita non sarebbe possibile. Dunque va difesa la biodiversità in tutti i suoi vari aspetti. Poi, da qualche virus particolarmente aggressivo, prendiamo le distanze. Buongiorno a tutti, sono Roberto Giovannini, giornalista del quotidiano La Stampa e coordinatore di Tutto Green, il magazine sull'ambiente e la sostenibilità. Innanzitutto un grazie di cuore a voi che avete la pazienza di seguire questo mio breve messaggio e un altro sentito ringraziamento a Fondazione Figo che mi ha gentilmente invitato a partecipare a questo importante forum festival digitale sulla biodiversità. Il mio breve intervento ha come titolo Biodiversità per il nostro futuro. Come tutti sappiamo, come abbiamo ahimè imparato, si può dire letteralmente, sulla nostra pelle in questi due mesi, ci sono gravissime conseguenze per noi che abbiamo intaccato la biodiversità con la nostra attività economica, con la nostra presenza fisica, con l'accrescersi della pressione dell'uomo sugli ecosistemi, con la riduzione continua e disastrosa dello spazio selvaggio, ma fondamentale della wildlife, ci dicono gli scienziati. Abbiamo aperto le porte alle zoonosi, i salti di specie che ogni 10-15 anni purtroppo diffondono tra noi umani malattie nuove e sconosciute, come il coronavirus che ci ha colpito. Un virus piccolissimo che ha avuto la forza di arrestare di botto la marcia della globalizzazione, di congelare l'attività di miliardi di esseri umani. Addirittura indirettamente è riuscito, chissà per quanto, vedremo, a dare un secco stop alla crescita delle emissioni di gas serra che aggravano la crisi climatica. Un obiettivo sempre mancato, nonostante i tanti summit sul clima organizzati dalle grandi potenze. La breve riflessione che vi voglio proporre è questa. Io mi chiedo, ma c'è qualcuno che si interroghi in questi giorni in cui in tutti i paesi si discutono animatamente costosissime e complicate misure per affrontare l'emergenza, per alleviare la sofferenza delle attività economiche, per dare aiuto ai milioni di persone che per colpa del virus non hanno più lavoro e reddito? Ma non sarebbe stato molto più logico e intelligente spendere prima, e direi anche molto meno, per accompagnare la trasformazione in senso ecologico della nostra economia, della nostra società? Visto peraltro che gli strumenti tecnologici e le risorse sono tranquillamente alla nostra portata, la tecnologia c'è da anni e i soldi ormai non sono più un problema, visto che si parla di miliardi e miliardi di interventi per semplici sussidi. E dicevo appunto, quindi, visto che i soldi e la tecnica ci sono, ma non sarebbe stato molto meglio mettere a punto una strategia per proteggere e separare da noi lo spazio della wildlife, per tutelare la biodiversità, per arrestare l'estinzione di massa di tante specie, per limitare i danni provocati dall'emergenza climatica? Allora, a questa domanda retorica, per me, per gli ambientalisti, per tantissimi giovani che nei mesi scorsi hanno manifestato nelle piazze dei Fridays for Future,
Io direi anche per un numero sempre maggiore di cittadini e di imprenditori, appunto la risposta è scontata. Dobbiamo cambiare strada, dobbiamo proteggere ad ogni costo la biodiversità che è necessaria per il nostro futuro. Dobbiamo fare il massimo sforzo per decarbonizzare la nostra economia e limitare quanto più possibile l'effetto del surriscaldamento globale. Il pessimismo dell'intelligenza ci suggerisce che le tante forze che spingono perché tutto prosegua come sempre, nell'interesse di relativamente pochi, potrebbero prevalere anche stavolta. In questo caso vuol dire che continueremo a intaccare, anzi a segare letteralmente il ramo su cui siamo seduti. L'ottimismo della volontà, invece, ci dà la speranza che questa volta, di fronte al pericolo spaventoso che ci minaccia, agiremo collettivamente nella direzione giusta. Il compito che aspettano i cittadini e a maggior ragione noi giornalisti, comunicatori, operatori del mondo dell'informazione è quello di darci da fare, di impegnarci per imporre questa azione necessaria su biodiversità e clima ai politici, alle istituzioni, al mondo dell'economia e alle imprese. Grazie, buona giornata a tutti, a presto. Come apicoltore io lavoro tutti i giorni immerso nella natura, lavoro con le api sono il principale agente per la diffusione e la conservazione della biodiversità nel mondo, secondo me sono l'animale più importante che abbiamo sulla Terra, a loro si deve il fatto che la natura continui a procrearsi, a rigenerarsi ogni giorno, sono responsabili delle 100 specie che coltiviamo per alimentarci, ma anche di 350.000 specie botaniche che sono altrettanto indispensabili perché sono habitat per altri animali, per altri insetti, e tutti questi rappresentano una catena enorme che è il sistema immunitario del pianeta. La biodiversità rappresenta proprio questo, il sistema immunitario del pianeta. Andando a intaccare uno di questi tasselli ci potrebbero essere delle conseguenze probabilmente inaffrontabili per il genere umano. Proprio per questo noi dobbiamo far sì che tutti questi tasselli si reggano sul loro equilibrio precario. L'Italia è il paese più ricco di biodiversità, ma nonostante ciò ogni giorno perdiamo parte di questa diversità, che è una perdita che purtroppo è per sempre. Per ridurre questo impoverimento, come ARPA Emilia Romagna abbiamo realizzato la rete dei giardini della biodiversità, la prima non solo in regione, ma anche in Italia. L'ultimo giardino, realizzato nel 2017, è il frutteto della biodiversità a Fico, dove abbiamo piantato il gemello dell'albero più antico di ogni regione d'Italia. Questo speciale frutteto, però, ha un significato molto particolare, perché a mio avviso è un modello che dovrebbe essere replicato anche in altri paesi, che purtroppo stanno perdendo le loro piante più longeve e resistenti alle avversità. Piante che saranno strategiche per il futuro, con i cambiamenti climatici in atto, perché queste piante sono le più resistenti e lo hanno dimostrato nei secoli, perché se non avessero avuto i geni di questa resistenza non sarebbero arrivate fino a noi. Quindi sono fondamentali per il futuro, anche per il miglioramento genetico, quindi utilizzare i geni della resistenza di queste varietà per fare anche miglioramento di varietà nuove e quindi sono veramente molto molto importanti. Da cuoca con un ristorante in campagna, è stata l'osservazione del prato più che dell'orto a farmi apprezzare fino in fondo la biodiversità. Anche pochi centimetri di prato offrono una varietà infinita di verdi che corrispondono a varietà poi di erbe che possono esistere e coesistere soltanto se il prato è sano ed è incolto. Sono proprio questi centimetri di prato che alla fine mi hanno fatto intuire qualcosa che poi con il tempo ho approfondito con una lettura, un libro che si chiama L'elogio delle erbacce, che racconta la storia dell'agricoltura e al contempo la storia di come le piante si sono evolute in reazione all'uomo. È una lettura incredibile e che mi ha anche spinto a una raccolta e quindi a un foraging più sostenibile. Ciao a tutti, è piacere di sentirvi anche se solo da uno schermo in attesa di tempi migliori. Io sono Matteo Dell'Acqua e sono un genetista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E approfitto di questi pochi secondi per parlare di biodiversità, per parlare di un aspetto
che a volte viene negletto, che è un aspetto che riguarda una piccola porzione della biodiversità, che è quella che noi troviamo nei nostri campi coltivati. Viene chiamata infatti agrobiodiversità. E certamente è un sottoinsieme della diversità degli esseri viventi, ma è un sottoinsieme molto particolare, perché nell'agrobiodiversità c'è un connubio, un matrimonio felice tra la diversità che l'evoluzione delle specie viventi ci mette a disposizione e l'ingegno umano, che fin dalla rivoluzione del Neolitico, dall'invenzione dell'agricoltura, ha lavorato su questa diversità, l'ha plasmata e ne ha fatto qualcosa di diverso, qualcosa di unico, a partire dai campi fino ad arrivare alle tavole di tutti noi. Ecco, quindi, quando questo è un esempio virtuoso, come nella maggior parte dei casi, di cooperazione tra l'uomo e il mondo che lo circonda, io credo che questo sia qualcosa di fenomenale. Ed è un augurio che rivolgo ai nostri anni a venire, che il nostro rapporto con il mondo sia sempre migliore e sempre più attento. Ciao, quando parliamo di biodiversità parliamo di rispetto, parliamo anche di integrazione, parliamo di territorio, di terra, di prodotti, di quello che i nostri contadini hanno sempre rispettato, coltivato e amato per dare a noi, culturalmente parlando, anche dei piatti straordinari, eccezionali, che hanno sempre sfamato tutti. Quindi grande rispetto per la biodiversità, ringrazio Dio di appartenere a un territorio fertile dove sempre il contadino ci ha tramandato da padri in figli tantissime idee per la nostra nutrizione e per la nostra famiglia. Ciao. I cambiamenti climatici sono estremamente importanti per la biodiversità. Perché? Perché la biodiversità si sviluppa nell'ambito di habitat climatici ottimali e quindi nel momento in cui questi habitat cambiano, allora le specie si devono evolvere, e devono seguire le loro nicchie climatiche e se non le trovano più corrono il rischio di possibili estinzioni e quindi appunto una diminuzione della biodiversità. Al momento, se non ci dovesse essere un cambiamento nella quantità di emissioni di gas serra che stanno avvenendo adesso, andremo incontro a dei cambiamenti climatici di carattere assolutamente epocale, cioè parliamo di un possibile aumento delle temperature globali di 4-5 gradi per la fine del secolo, che è qualcosa che in realtà il nostro pianeta non ha mai visto prima, tra l'altro in un tempo rapidissimo, in meno di 100 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli habitat climatici cambierebbero e cambierebbero molto velocemente e quindi questo potrebbe non consentire alle specie e agli ecosistemi di adattarsi a questi nuovi, appunto, a questi nuovi habitat. E quindi c'è un rischio molto grande in generale per la biodiversità del pianeta. E la cosa interessante è che c'è un rischio non solo per quanto riguarda la perdita di biodiversità, ma anche c'è una possibilità che delle nuove specie possano apparire. Recentemente abbiamo fatto uno studio, per esempio, in cui abbiamo visto che a causa di una diminuzione delle gelate potrebbero esserci più specie di coleotteri che vengono fuori dalla profondità delle grotte. Oppure c'è il tema dei paleobatteri, batteri che adesso sono incapsulati nei ghiacci e con appunto lo sciogliersi dei ghiacci potrebbero venire alla luce e potrebbero essere batteri a cui il nostro corpo non è abituato, quindi con anche magari delle sorprese dal punto di vista degli effetti sulla razza umana. Quindi diciamo che è molto importante che si evitino gli sconvolgimenti climatici eccessivi perché poi questo potrebbe effettivamente compromettere molto la biodiversità del pianeta. La biodiversità è estremamente importante per la nostra società. Perché? Perché dal punto di vista prettamente ecosistemico la biodiversità aumenta la resilienza di un sistema ad eventuali crisi, perché offre più diciamo opzioni di reazione a quella crisi. E oggi la biodiversità a livello globale è messa in pericolo non solo dai cambiamenti climatici, ma da anche molti altri stress di carattere ambientale, come l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento degli oceani, la perdita di fertilità del suolo e così via. Quindi è molto importante che
Ora, proprio ora che si parla di ripartenza, insomma, di ripartire quasi da zero, dopo che in pratica tutto il mondo si è fermato a causa di questa crisi, del virus Covid-19, si possa ripartire in modo che ci sia una maggiore salvaguardia, dell'ambiente e che questa poi comporti una salvaguardia anche della biodiversità. Che cosa significa? Significa ripartire con delle politiche, soprattutto che salvaguardano quelli che sono i motivi per cui, che stanno portando a questo degrado dell'ambiente. Prima fra tutti l'uso di combustibili fossili, per esempio ripartire con maggiore attenzione per efficienza energetica e per uso di energie rinnovabili, economia a chilometro zero, economia circolare. Queste sono tutte opzioni che noi oggi abbiamo, opzioni realistiche, non sono opzioni fantascientifiche, per ripartire in un modo che sia più rispettoso della salvaguardia dell'ambiente, ma non per il fatto di per sé, anche per il fatto di per sé, ma anche perché questo significherebbe salvaguardare lo sviluppo della società, perché la nostra società ha bisogno dell'ambiente, ha bisogno della biodiversità per essere più resistente, più resiliente a tante di quelle crisi, come la crisi del Covid-19, che inevitabilmente nelle prossime decadi con cui ci dovremo confrontare. La biodiversità è l'insieme di tutta la vita sul pianeta Terra. Noi, più gli altri 10 milioni circa di specie viventi stimate, perché non le conosciamo nemmeno tutte. Ma ci è utilissima perché le specie viventi sono quelle che permettono anche a noi di vivere. Alcune producono l'ossigeno dell'aria che respiriamo, altre producono le cose che mangiamo, le materie prime, depurano i nostri rifiuti. Molte specie viventi le vediamo ogni giorno, insomma, una gallina che ci fa le uova, una pianta di pomodori, ma ci sono anche quelle meno scontate, quelle forme di vita batteriche che albergano perfino dentro il nostro corpo, nel nostro intestino, oppure nel suolo e permettono la vita delle piante da cui noi traiamo il nostro sostentamento. Per capire quanto sia importante la biodiversità, pensate a questi esperimenti che si vogliono fare adesso portando la vita su Marte, un pianeta dove non c'è vita. Praticamente si pensa di vivere dentro una bolla di plastica dove bisogna per forza portarsi un po' di vita sulla Terra, non basta, un po' di vita della Terra. Perché non basteremmo noi dentro questa cupola asettica, ci porteremo delle insalate, dei cavoli, chi lo sa, insomma un piccolo orticello per produrre da mangiare. E allora, questa biodiversità non possiamo sterminarla. Se ciò accadesse, subiremmo anche noi conseguenze inenarrabili. Eppure noi stiamo partecipando alla sesta estinzione di massa, cioè con tutte le attività che l'uomo ha messo in atto negli ultimi 200 anni soprattutto, abbiamo cominciato a degradare così tanto gli ambienti naturali che le specie muoiono, ma per sempre si estinguono. In molti casi non ce ne accorgiamo perché per adesso sono specie poco appariscenti. Ma continuando a giocare un po' come una roulette russa, fra un po' cominceremo a estinguere anche specie fondamentali per la nostra sopravvivenza. La natura è ridondante. Se ne stermini una, fortunatamente ce ne sono tante altre che svolgono la stessa funzione. Ma continuando così, prima o poi, pensate al pesce negli oceani, pesca oggi, pesca domani, alcune specie cominciano ad essere estinte per un eccessivo prelievo, altre per l'inquinamento, altre per i cambiamenti climatici. Il lockdown ha permesso di verificare che un blocco importante del traffico privato, delle automobili e degli aerei fa effettivamente scendere l'inquinamento, sia quello dannoso per la nostra salute, sia quello dannoso per il clima. Ma tutto questo non dobbiamo dimenticare che è un fatto temporaneo. Tutti noi speriamo che l'emergenza sanitaria finisca prima possibile, ma ecco che allora anche l'economia rischia di diventare esattamente uguale a quella che era prima. E questa boccata d'aria momentanea per il pianeta non avrà avuto alcun effetto a lungo termine. Quindi le lezioni che possiamo trarre da questa esperienza, molto amara, ma in fondo però concreta, è che dovremo per esempio mantenere alcuni insegnamenti di questo periodo di lockdown, per esempio promuovere il telelavoro e la teledidattica. Non dico che tutte le nostre attività dovranno rimanere virtuali.
ma una parte sì, evitando così la circolazione di moltissime automobili per il pendolarismo quotidiano o sostituendo molte riunioni dove prima si prendeva un aereo con una chiamata in teleconnessione. Dobbiamo cercare quindi di ridurre il nostro uso di combustibili fossili per le attività quotidiane e i trasporti in questo caso sono quelli più chiamati in causa. Possiamo anche agire poi con gli altri comparti che già erano noti prima del problema virus, cioè ricorso alle energie rinnovabili, edifici che non sprechino energia, una dieta con un po' meno consumo di carne e un po' meno consumo compulsivo di materiale usa e getta. Oh, Fede, dobbiamo andare in onda, Decante Radio 2, cioè, come si fa? Io sono pronto qui alla radio. Ho capito, ma gli amici della Fondazione FICO ci hanno chiesto il concetto di biodiversità. Io so solo biovita. Beh, diversità, differenza. Nella diversità c'è la ricchezza. Allora, noi siamo il paese piccolo, molto piccolo, non il più piccolo del mondo, ma molto piccolo, ad avere il maggior numero di biodiversità di tutto il globo, molto di più degli Stati Uniti, molto di più del Canada, più della Cina, più della Russia, più dell'Australia. Pensa un po', quel piccolissimo ponte tracciato al cuore del Mar Mediterraneo, il Lago Buono, è diventato un punto di passaggio. Tutti sono passati da lì nel corso dei secoli e hanno portato ricchezza. Ricchezza infinita che oggi noi ereditiamo, la dobbiamo conservare, dobbiamo essere coscienti e orgogliosi di avere tutto questo. È un dono della gente, è un dono di Dio. E allora, essendo biodiversi, moltitudini di differenze creano nell'unisono, nell'insieme, la grande ricchezza italiana. Comunque, finché c'è vita, c'è speranza. No, finché c'è bio, vita, diversità, c'è speranza. Lasciamolo aperto questo ponte, chi passa porta qualcosa e porta via la grande competenza italiana nella trasformazione delle migliori materie prime dell'universo. Ciao, sono Paolo Fontana, presidente di World Biodiversity Association ed entomologo ed apidologo presso la Fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige. Oggi è la giornata internazionale della biodiversità e quando parliamo di biodiversità intendiamo l'insieme degli organismi viventi che abitano un determinato ambiente. Secondo me però la biodiversità è anche un concetto più ampio, un concetto più alto. Quando Charles Darwin ci ha spiegato la legge dell'evoluzione, il fatto cioè che tutti gli organismi derivano da un organismo unico, primordiale, e che l'evoluzione ha avuto luogo proprio perché tutte le forme di vita hanno in sé la capacità, anzi la necessità di diversificarsi, noi abbiamo capito e possiamo capire che la biodiversità è la legge fondamentale della vita, perché senza diversità non può esserci vita. Quindi la tutela della biodiversità non è la conservazione di una collezione di organismi viventi, non è neanche sufficiente conservare gli habitat in cui questi organismi vivono, perché la biodiversità non è un insieme di oggetti, di organismi, ma è un processo. Senza diversità la vita non può esistere. La vita, il codice genetico, è basato sull'errore che questo codice genetico ha in sé, che lo rende diverso, che lo modifica. Quindi in tutti gli ambiti la conservazione della biodiversità, la conservazione della varietà delle forme viventi è fondamentale in agricoltura come negli ambienti naturali. Conservare la biodiversità significa conservare il motore stesso della vita. Quindi questo è il messaggio che io voglio lanciare in questa importante giornata. Senza la diversità biologica non può esistere la vita e non possiamo esistere noi con il nostro benessere e con la nostra felicità.